Benvenuti a Bologna-Lazio, Inzaghi al quadrato, un saluto becco celeste da parte di Luigi Sinibaldi, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio, via, partiti! Palla proprio di Svanberg in area, Lucas Leiva, poi Mattiello, cerca del tiro dalla lunga distanza, palla che finisce fuori, Lulic avanti, Felipe Caicedo fa un'ottima sponda per Correa, ancora Caicedo, gioca lui, poi gioca anche Correa, attenzione alla rigore, Correa si prepara per il cross, attenzione, sguardo la situazione, ancora il Tucu, all'indietro per Luis Alberto, è sempre una buona idea, ancora Luis Alberto, palla sul fondo, attaccato poco fa il Bologna, ha risposto subito la Lazio, avanti Felipe Caicedo, vuole il pallone Correa larghissimo, palla affidata invece a Luis Alberto, largo c'è sempre Lulic, sempre Luis Alberto, cerca di riporta Luis Alberto, forse la toccata a Skorupski, è sicuramente calcio d'angolo, un guizzo da parte dello spagnolo al tredicesimo, palla verso Santander, ancora Poli, poi Okwonkwo, attenzione ancora a Crece che avanza, ancora Okwonkwo, palla sul fondo. Adesso proprio Milinkovic cerca di recuperare il pallone, poi subentra Svanberg, occhio a Svanberg, è sempre molto tecnico, ancora Svanberg, largo verso Poli, deviazione e stracoscia la tiene, prima dell'arrivo di Santander che commette anche fallo sul portiere albanese. Largo il pallone verso Manosic, c'è una centrale ancora verso Correa, Correa, area di rigore, serve il Tucu, poi Manosic, il cross, occhio la palla là, ancora Correa, anticipato all'ultimo. L'intervento di Poli che spedisce il pallone in calcio d'angolo, una chance per la Lazio. La bandierina Luis Alberto, pallone in zona centrale, occhio palma di là e arriva il gol, ha segnato il suo primo gol in maglia bianco-celeste, Luis Felipe Ramos Marchi. Luis che va a mettere subito il gol per la Lazio al trentesimo, proprio alla mezz'ora. Ha sfilato il gol a Lazio. Allora Luis Alberto, ha fatto partire Correa, occhio a Caicedo, occhio anche Manosic, occhio a Correa, area di rigore, Correa, Skorupski e la palla finisce in calcio d'angolo. Palla sempre sul primo palo come prima, poi occhio a Lulic sul fondo. Tentato il tiro di prima intenzione il capitano, ancora Luis Felipe e finisce qui il primo tempo al 45-08, protesta il tipo Felsineo. Tracoscia vuole rilanciare lungo il pallone, lo fa adesso nella zona di Milinkovic, attenzione a Milinkovic, un assist quasi in area di rigore di Stracoscia, occhio, immobile, prende in pieno Danilo, calcio d'angolo per la Lazio. Rischia Pairetto, la finta di Svanberg, va Orsolini dentro, immobile, si è buttato sul pallone Luis Felipe, poi ancora immobile, attenzione ancora ad Orsolini, che entra in area di rigore, ancora Orsolini e poi c'è il tocco di Lulic in calcio d'angolo, angolo per il Bologna. Largo per Calabresi che può andare a cross, arriva adesso, palla sul primo palo, è arrivato Orsolini che di testa ha indirizzato verso Stracoscia, però facile la presa del portiere albanese, a deviare la traiettoria del pallone, ancora Luis Alberto dentro verso immobile Skorupski, ma c'era fuori gioco. Ancora Radu, poi Lukaku di testa per Luis Alberto, e inventarne un'altra, eccolo il passaggio verso Marusic, c'è verso Immobile, attenzione ancora a Ciro, pone verso Luis Alberto, palla fuori ma con deviazione, calcio d'angolo, ha deviato il pallone Calabresi. Luis Felipe torna avanti, poi va proprio lui a toccare Lulic, secondo gol consecutivo per il capitano, 2-0 e partita virtualmente chiusa, 2-0 biancoceleste, l'assist di Luis Felipe, dopo il gol al trentesimo arriva anche l'assist per il tiro in porta di Lulic sotto la traversa, a festeggiare con tutta la panchina biancoceleste Senad Lulic per il 2-0 biancoceleste proprio al novantesimo. È finita, la Lazio vince per la seconda volta consecutiva, in questo caso in campionato, 2-0.